Uno degli aspetti che più ha stimolato la mia voglia di viaggiare intorno al mondo è stato il desiderio di scoprire in quali modi popoli e culture diverse si approcciassero agli aspetti invisibili della vita, quindi quelli spirituali o religiosi a seconda dei casi. L'altro grande motore è stato ovviamente la mastodontica bellezza della natura. E mettendo insieme queste due cose, era da tanto tempo che io sognavo di poggiare gli occhi e lo spirito su una terra avvolta da un fascino misterioso, dove la bellezza violenta e mascolina delle montagne si sposava con una cultura straordinariamente pacifica, votata al silenzio e alla meditazione. Questo posto, tecnicamente, oggi si trova nel nord dell'India, anche se con l'India, come vedremo, ha molto poco a che fare, ed è la regione del Ladakh. Che ogni volta che pronuncio la parola Ladakh, chi mi ascolta fa una faccia come se gli stessi parlando di uno degli aeroporti di Saturno, diamogli una collocazione. Il Ladakh è una regione storica oggi divisa tra Pakistan e India, anche se dal lato pachistano non si chiama Ladakh, bensì Gilgit-Baltistan. L'India, come sapete, è un gigantesco stato federale, diviso in 28 stati e 8 territori. Il Ladakh è proprio uno di questi 8 territori. Un tempo il Ladakh faceva parte del Kashmir, che non è una lana, ma una regione che dà il nome anche alla lana, ma dal 2019 è diventato un territorio a sé stante. Il Ladakh si trova esattamente sulla punta più a nord dell'India, incastrato tra la catena montuosa del Karakoram, che lo separa dal Pakistan e dalla Cina, e quella dell'Himalaya occidentale, che lo separa dal resto dell'India e dal Tibet. Oh ma... attenzione, qualcuno ha detto Tibet? Ebbene, in tempi antichissimi, quando il Tibet era un regno autonomo, o meglio, un vero e proprio impero, il Ladakh dovete sapere che faceva proprio parte del Tibet. Poi a un certo punto l'impero venne frammentato in piccoli regni e il Ladakh finì poi inglobato nel principato di Jammu e Kashmir e successivamente nell'India sotto dominio inglese. E di conseguenza, qui non accadde ciò che accadde al resto del Tibet nel 1951, quando venne occupato dalla Cina, e pertanto, poiché l'eredità culturale tibetana in Ladakh è enorme, e ovviamente può essere espressa tranquillamente senza le interferenze di un governo comunista, per definizione contrario a ogni religione, il Ladakh si è guadagnato il meritato soprannome di Piccolo Tibet. E questo anche perché si tratta di una regione estremamente remota e difficile da raggiungere, che pertanto ha mantenuto il proprio patrimonio culturale pressoché intatto nel corso dei secoli. Ladakh letteralmente significa la terra degli alti passi di montagna e costituisce l'altopiano più alto dell'India. In Ladakh vivono circa 230.000 persone, di cui 30.000 nella capitale Leh, che si trova a 3.480 metri di quota e che può essere raggiunta solamente con due strade, una che arriva da Manali nell'Himachal Pradesh e un'altra che arriva da Srinagar in Kashmir. L'altra alternativa è l'aereo, ma l'unico aeroporto della regione funziona per i voli di linea solamente per mezza giornata. In Ladakh la lingua parlata è il Ladakhi, una lingua affine al tibetano che suona più o meno così. Jule, jule, jule mo julanjik sala, Ladakh sirgan jonku. Jule mo julanjik sala, Ladakh sirgan jonku. Naturalmente sono anche largamente parlati l'hindi e l'inglese e a tal proposito un grande ringraziamento allo sponsor di questo video che è Cambly, piattaforma per imparare l'inglese online tramite lezioni con insegnanti in madrelingua disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia da PC che da dispositivo mobile, selezionabili sulla base dell'accento, della personalità e del tipo di competenza specifica su certe aree dell'inglese. Con Cambly potete studiare da soli oppure in piccoli gruppi e potete anche provare il bot di conversazione gratuito che funziona tramite intelligenza artificiale per mettere alla prova le vostre skills. Grazie a questa partnership, solamente per il mese di settembre avete diritto a uno sconto del 55% su tutti i piani annuali e vi consiglio personalmente di approfittarne perché è davvero uno sconto molto alto rispetto al solito e che vi permette di avere dei prezzi a partire da soli 18 euro al mese, imparagonabili alle tradizionali scuole di inglese, che si aggiungono all'accesso gratuito a una serie di materiali per preparare colloqui di lavoro e molto altro. Per accedere a tutto questo, cliccate sul link nella descrizione del video e usate il coupon TIOZSALE al checkout.
Dicevamo dunque che a Lè c'è solamente un aeroporto part-time ed è da qui che inizia il nostro viaggio, che ci porta subito a contatto con i colori e i paesaggi della valle scavata dal fiume Indo, che, se non lo sapete, è il fiume da cui prende il nome tutta l'India. La cosa bella dell'Indo, che nasce dal monte Kailash, che è monte sacro per, sia per gli induisti che per i buddisti, per altri motivi, qui si mischia con il fiume Zanghar, che vedete che ha un altro colore perché è pieno di rame. Ora, il problema è che da questo punto in poi il fiume diventa sostanzialmente inutile per tutti gli scopi agricoli, perché l'acqua diventa troppo piena di rame e non serve più a niente. Solamente parecchio più avanti, quando siamo già nel territorio dell'odierno Pakistan, l'acqua si diluisce di più, c'è meno concentrazione di rame e può essere utilizzata per le coltivazioni, eccetera, eccetera. Ma in inverno, quando l'acqua diventa più meno torbida, perché adesso si stanno sciogliendo i ghiacciai, eccetera, ma insomma diventa cristallina e tutto, si vede molto bene il fondale del fiume, la gente va a piedi nel fiume e recupera del rame, perché si vede proprio ad occhio, ci sono dei pezzettoni molto grossi, da quello che mi hanno raccontato. Ed è bellissimo vedere proprio i due colori diversi che si uniscono e niente, i paesaggi sono pazzeschi, raga. Iniziamo col botto. La città di Lè non offre nulla di eccessivamente particolare, al netto di una graziosissima via pedonale e alcuni punti panoramici che però avremmo visto solamente più avanti nel corso del viaggio, in quanto non è questo il posto dove siamo diretti come prima destinazione, anche perché passare da 0 a 3500 metri così de botto senza senso pareva un po' poco igienico. E così nei primi giorni dormiamo in una bellissima struttura adagiata sulle sponde dell'Indo a circa 3000 metri di quota. Percorrendo dunque la valle dell'Indo, i primi giorni sono serviti per diversi gradi di acclimatamento, in primis all'altitudine e poi anche al fuso orario e alle particolarità di questo luogo fuori dal mondo. Come primissima impressione mi viene da raccontarvi tre cose. Numero uno, questo è un posto clamorosamente secco, cioè mi sembra di respirare sabbia da quanto c'è assenza di umidità. Si secca tutto quanto perché siamo in alta quota e tutte quelle cose là. Numero due, guidare su queste strade è un misto tra un'angoscia e una gioia, perché ti viene da fermarti ogni 5 secondi per fare foto, vedere, guardate che paesaggio che c'è qua alle spalle, è una roba di una bellezza incredibile. Terza impressione è di natura comica, che ogni 10 metri su queste strade compaiono dei cartelli che invitano alla prudenza stradale, ma dicono così, tipo bro, drive safely, bro, attenzione, suona il clacson, bro, fast drive can be last drive. Sembrano dei meme certe volte, no? E poi abbiamo scoperto che bro non è lo slang tipo yo bro guida piano, ma è Border Roads Organization, cioè un acronimo dell'organizzazione stradale che dice, insomma, dice mi raccomando guidate piano, fate i bravi, suonate il clacson in curva, non sorpassate, ma veramente ossessivamente avremmo visto un 85 cartelli in 10 km. Questa cosa dei cartelli bro in brevissimo tempo ha assunto le dimensioni di un gigantesco meme stradale, perché voi non avete idea di che fantasia abbiano avuto gli indiani che si sono messi a un tavolino decidendo che avrebbero fatto i simpatici con i cartelli stradali. Lasciate che ve ne legga qualcuno come li leggerebbe un indiano. Life is short, don't make it shorter. Peep peep, don't sleep. Driving faster can cause disaster. Fast driving, last driving. Poi ci sono quelli più erotici. Darling, I like you, but not so fast. E poi quelli più complicati del tipo if you love God, then pray. If you want to meet him, drive fast. Oppure you already driving at a great height, don't try to drive higher to reach heaven. E poi ovviamente una sana campagna contro l'alcol alla guida. Drink and drive, you don't survive. E infine il mio preferito di tutti. After whiskey, driving risky. E questo solo per dirne alcuni tra almeno 60 frasi diverse, e vi giuro c'era da piangere dalle risate, ma vi sorprenderà sapere che questa cosa è l'unico elemento di tutta questa regione riconducibile a qualche stereotipo sugli indiani. Per il resto, di India in questo posto non c'è assolutamente nulla. Questa regione con l'India ha molto poco a che fare, diciamo che la parte di India che è meno India di tutte, ma oltre ai paesaggi stupendi, incredibili che vedete alle mie spalle mentre parlo, uno dei motivi più interessanti di fare questo viaggio è proprio conoscere meglio la cultura buddista, perché non se ne sa molto e soprattutto ha tantissime diramazioni diverse, scuole di pensiero diverse che creano un po' di confusione a uno che non la conosce molto bene, come è il sottoscritto, e infatti in questo viaggio cercheremo di approfondire proprio questo aspetto, la cultura buddista tibetana, e uno dei primi posti per farlo è quel monastero laggiù, che è il monastero di Lamayuru, uno dei monasteri più antichi di tutta la regione, e da cui inizia il viaggio.
Il monastero di Lama Yuru è il nostro primo impatto con la cultura spirituale del Ladakh, che è essenzialmente il buddismo tibetano. Di questo aspetto vi parlerò tra poco, ma prima di ogni cosa devo assolutamente sottolineare che l'atmosfera di queste montagne, di questi monasteri arroccati su luoghi impossibili, è una delle cose in assoluto più pacifiche che io abbia mai sentito sulla mia pelle. Il che non fa che porre l'accento su un grande paradosso che chiunque nota quando visita questa regione. Il Ladakh è anche una terra dove si vive una contraddizione piuttosto particolare, cioè che pur essendo terra di monasteri, spiritualità, eccetera, eccetera, è in realtà una delle zone più militarizzate di tutta l'India. In particolar modo il 70% della popolazione del Ladakh è composta dall'esercito indiano, che ha una marea di basi militari, cose eccetera, eccetera. Perché? Perché qui siamo esattamente in quella punta di India che sta a metà strada tra il Pakistan e la Cina. È una delle zone più pericolose per la minaccia della sicurezza nazionale, perché ci possono essere attentati, eccetera. Il Ladakh è tranquillo, è il Kashmir la zona un pochettino più preoccupante, però anche il Ladakh, per la sua posizione geografica, si presta a problemi sui confini con la Cina, con il Pakistan, eccetera, eccetera. Ovunque in Ladakh trovi militari, esercito, basi, mezzi, corazzati e di tutto e di più. Un'altra cosa che, se qualcuno di voi dovesse venire da queste parti, si deve sapere, legata a questo punto, è che tutte le SIM che voi potete comprare anche all'aeroporto di Delhi, quassù non funzionano, perché qui, come telefonia mobile, funzionano solamente le SIM locali comprate sul posto e attivate sul posto dopo una lunga verifica da parte dell'esercito, della polizia, che può durare anche qualche settimana, quindi per un turista non è possibile. E il motivo è essenzialmente perché controllare le telecomunicazioni mobili da queste parti è fondamentale per prevenire atti terroristici che possono essere legati al confine col Pakistan e cose di questo tipo. Questa cosa ovviamente ha due facce. La prima è naturalmente oscura ed è legata ai lasciti della guerra del Kargil nel 1999, l'ultima di una lunga serie di guerre tra India e Pakistan. L'altra è positiva, e cioè che l'attenzione militare del governo indiano al Ladakh ne ha determinato uno sviluppo rapidissimo, con costruzioni di strade di ottimo livello in un territorio estremamente problematico, interamente mantenute dall'esercito. Non vi è comunque alcun dubbio che la cosa più interessante tra caserme e monasteri sia la bellezza del paesaggio circostante, e il nostro viaggio continua salendo una strada meravigliosa fino alla cima della vallata dove sorge così, apparentemente dal nulla, il monastero di Rizon, noto col soprannome di Paradiso della Meditazione. Giorno 2 di viaggio, l'esplorazione del mondo buddista continua da questo meraviglioso monastero che sta in cima a una vallata fuori di questo pianeta, veramente. Sembrano usciti dal disegno di un artista questi monasteri, perché sono di una bellezza col paesaggio intorno fuori di testa. Comunque sia, questo monastero si distingue da altri monasteri, che comunque ognuno ha la sua specificità, e nel corso del nostro viaggio le andremo a vedere un po' tutte quante, perché impone delle regole molto rigide ai monaci che lo abitano, che non possono possedere niente se non i propri vestiti e qualche libro, e che lo rende in qualche modo simile ai monasteri delle scuole Theravada o Hinayana, che sono, diciamo, i tipi di buddismo che si sono sviluppati più in Estremo Oriente, no? Quindi sud-est asiatico e cose di questo tipo. Qui in Ladakh e in Tibet in generale il buddismo più sviluppato è il buddismo Mahayana, e questo monastero fa comunque parte della corrente Mahayana, in particolar modo della quarta delle quattro principali scuole all'interno di questa corrente, che è la scuola Gelugpa, che è l'ultima ad essere stata fondata in ordine di tempo ed è quella a cui afferisce, per vostra curiosità, il Dalai Lama, sicuramente la figura buddista più famosa al mondo. Ma se siete rimasti completamente confusi, frastornati e storditi da tutti questi nomi allucinanti, sapete che siete in ottima compagnia. Io stesso sto facendo una fatica enorme a collocare tutto quanto all'interno delle scuole e sottoscuole del buddismo, per cui magari facciamo un riassuntone generale prima di passare agli altri monasteri e capire what is what. Ed eccoci arrivati al pippone, mettiamoci comodi. Il buddismo prende il nome dal suo fondatore Siddhartha Gautama, detto il Buddha, noto però anche come Shakyamuni, ovvero il saggio del clan Shakya. La base fondamentale dell'insegnamento del Buddha sono le quattro nobili verità, ovvero 1) che la sofferenza esiste, 2) che questa sofferenza ha una causa, 3) che si può smettere di soffrire e 4) che esiste un sentiero che, se seguito, porta alla cessazione della sofferenza.
Questo sentiero è noto come l'ottuplice nobile sentiero ed è composto da 8 principi sacri per ogni buddista, che sono rappresentati dagli 8 raggi della ruota del Dharma, uno dei principali simboli buddisti, e che sono: avere una retta visione, retta intenzione, parola, azione, sussistenza, sforzo, presenza mentale e concentrazione. Infine, ogni essere vivente ha 3 caratteristiche: anicca, l'impermanenza, dukkha, la sofferenza o anche l'ignoranza, e anatta, cioè che non possiede nulla di durata eterna, come un'anima o cose simili. Al netto di questa base solida, la natura non dogmatica del suo insegnamento favorì lo sviluppo di circa 18 diverse scuole di pensiero e di interpretazione degli insegnamenti del Buddha. Ma se vogliamo immaginare il buddismo come un veicolo che trasporta le persone verso l'illuminazione, lo possiamo oggi suddividere in 2 grandi categorie. Il buddismo Hinayana, che significa piccolo veicolo e che quindi può portare poche persone, che si attiene scrupolosamente alle raccomandazioni del Buddha prescrivendo una disciplina molto rigida di meditazione. Oggigiorno è diffuso principalmente nel sud-est asiatico e spesso è conosciuto come buddismo Theravada ed è pensato quasi esclusivamente per la vita monastica. La maggior parte delle scuole buddiste, tuttavia, fa però parte dell'altra corrente, il buddismo Mahayana, ovvero il grande veicolo, che invece è più aperto verso i laici e può quindi accogliere un maggior numero di persone. Esso è diffuso in Cina, Mongolia, Bhutan, Nepal, ma anche in Giappone e infine, ovviamente, in Tibet e in Ladakh. Il fatto che un monastero o un tempio appartengano alla tradizione Mahayana o Hinayana Theravada si può facilmente riconoscere da alcuni elementi architettonici molto ben visibili anche da fuori. Per esempio, i templi Mahayana avranno le stupe, avranno queste ruote di preghiera che vedete qui alla mia destra, oppure una grande attenzione ai dipinti molto dettagliati nelle sale interne del tempio, mentre i monasteri Theravada Hinayana avranno una struttura architettonica più simile a quella dei templi giapponesi, con le pagode, edifici multistrato e facilmente enormi statue di Buddha e pochissime immagini di altre divinità buddiste, oppure molti pochi disegni, molto poco sviluppati rispetto ai templi Mahayana. Ci sarebbe in teoria anche la corrente Vajrayana o veicolo di diamante, detto anche buddismo tantrico, che secondo alcuni è una scuola a sé stante, ma secondo molti altri la si può includere nelle scuole del Mahayana. Il buddismo Mahayana ha al suo interno molte scuole diverse, le più famose delle quali sono quelle giapponesi, come la scuola di Nichiren o lo Zen, e quelle invece di influenza indiana, come il buddismo tibetano, noto anche col nome di Lamaismo, che è quello praticato qui in Ladakh, e che a sua volta si divide in 4 scuole maggiori e 8 scuole minori. Le 4 principali scuole del buddismo tibetano sono la Nyingma Pa, che è la scuola più antica, fondata da Padmasambhava, che è venerato come se fosse un secondo Buddha e la cui immagine è quasi sempre presente nei monasteri di Tibet e Ladakh, poiché fu lui a portare per primo il buddismo in questa regione. Poi abbiamo la scuola Kagyupa, fondata nell'11 secolo dal leggendario monaco Tilopa e che ha come sua divinità principale Hayagriva. All'interno di questa scuola ci sono tutte le 8 scuole minori del buddismo tibetano, tra cui la Drukpa, la scuola del dragone, molto popolare in Bhutan e che qui in Ladakh è rappresentata dal monastero di Hemis, oppure la scuola Drikung, che è quella rappresentata dal monastero di Lamayuru. Un discepolo della scuola Kagyupa, tale Drogmi, fondò poi la 3ª grande scuola del buddismo tibetano, cioè la Sakya, e infine la scuola Gelugpa, nota come la scuola dei berretti gialli, che è la più diffusa di tutte qui in Ladakh e che fu fondata dal monaco Tsongkhapa nel 14 secolo. La divinità principale di questa scuola è Yamantaka e, come abbiamo detto, è proprio questo il lignaggio di cui fa parte il Dalai Lama. Dunque, il Rison Gompa, che è il monastero alle mie spalle, fa parte della corrente Mahayana nella scuola Gelugpa e infatti all'interno del tempio, dove non si possono fare fotografie, sfortunatamente questo è un privilegio tutto nostro per i nostri occhi, troviamo delle immagini del Dalai Lama, troviamo un trono riservato al Dalai Lama che può essere solamente occupato da lui quando viene in visita. Tra l'altro pare che sia venuto qui nella sua infanzia il Dalai Lama, quando non c'era la strada che abbiamo percorso noi, ed è venuto su con lo yak, ci sono delle foto, insomma, ogni posto qui ha una storia veramente molto molto particolare.
prossimo monastero che andiamo a vedere è uno dei più importanti di tutto il Ladakh, cioè il monastero di Alchi, che però non posso farvi vedere poiché è proibito entrare all'interno del monastero anche solo con un cellulare, figurarsi con una macchina fotografica, che devono essere lasciate in un locker all'esterno. E questo perché il patrimonio artistico e culturale contenuto all'interno di questo monastero è talmente alto che è sotto il più alto grado di protezione da parte della sovrintendenza archeologica indiana. Cosa c'è di così particolare all'interno? Ci sono degli affreschi di una bellezza e di una ricchezza di dettagli sconvolgente, specialmente se consideriamo che sono affreschi che risalgono all'XI secolo, cioè fatti con tecniche di 1000 anni fa. Addirittura uno di questi affreschi è considerato l'affresco più bello del mondo per via della sua grande quantità di diverse tonalità, di dettagli, eccetera, specie in proporzione al periodo in cui è stato costruito. Il monastero di Alchi fa parte anch'esso della scuola Gelugpa e il suo lama principale, pensate, è il fratello minore del Dalai Lama. Ora, per chi come me conosce a fondo la cultura indiana, studiare il buddismo tibetano rispetto ad altre forme di buddismo fa subito saltare all'occhio la presenza di fortissimi elementi di sincretismo con l'induismo, al punto che delle volte, a un occhio non esperto, certe cose possono addirittura sembrare uguali tra le due religioni. Curiosamente, questa cosa viene spesso sfruttata in favore del grande indotto turistico interno che proviene da altre regioni dell'India. Ovviamente il monastero è un grandissimo richiamo per il turismo interno, vengono un sacco di indiani quassù. La cosa curiosa è che si è creato un mercatino turistico qua fuori che strizza l'occhio al turismo indiano, che in realtà proviene da una cultura diversa da quella della Dak, perché qua vedete tutte queste bancarelle dove vengono vendute statue di divinità che non hanno a che fare con il buddismo, vendono statue di Ganesh, eccetera, solo per far felici gli indiani. Si arriva al punto che all'interno dell'edificio principale del monastero di Alchi c'è il prasad, cioè il cibo sacro che nei templi indiani viene offerto alla divinità, che non fa parte della tradizione buddista. I buddisti non offrono cibo alla loro divinità, però siccome vengono un sacco di indiani che sono abituati automaticamente quando entrano in un tempio a chiedere il prasad, il cibo benedetto, loro glielo mettono lì perché continuavano a chiederglielo: dov'è il prasad? Dov'è il prasad? Dov'è il prasad? E loro, beh, sentito, lo mettiamo, e così loro lo prendono e non ci pensano su due volte, no? Non so perché a me questa cosa ha fatto parecchio ridere. Lasciatoci alle spalle il monastero di Alchi, risaliamo di quota minacciati da nuvoloni neri per raggiungere un'altra gemma della Ladakh, il monastero di Likir. Allora, gli altri monasteri dove siamo stati fino ad oggi non ci consentivano di fare fotografie o filmati nella stanza della preghiera, ma qui al monastero di Likir ce l'hanno consentito e quindi ve la faccio vedere in ogni singolo dettaglio perché, per quanto diversa, assomiglia parecchio alle stanze che abbiamo visto. Qui tutti questi cumuli gialli sono i vestiti che si mettono addosso ai monaci durante l'ora della preghiera. Considerate che siamo a 3800 metri di quota, siamo a fine maggio, inizio giugno e ci sono fuori 4-5 gradi perché fa parecchio freddo oggi. Qui in inverno arriva anche a meno 30, meno 40, eccetera, e non hanno riscaldamento, per cui loro stanno tutto il giorno a meditare in questa stanza con la porta aperta, isolata malissimo fondamentalmente, e niente, gli deve bastare, no? Questo un po' per darvi un'idea di cosa vuol dire essere monaci a queste quote. Una cosa particolare è che in questa stanza della preghiera, che non si vede da altre parti, è che la stanza della preghiera e la biblioteca coincidono. Infatti alle mie spalle, vedete, ci sono una serie di libri messi dentro i mobili. Ecco, dalle altre parti dove siamo stati, in realtà tutti i muri della sala di preghiera erano costellati esclusivamente da dipinti. Tantissimi dipinti, qua ci sono solamente su due pareti, che sono uno degli elementi caratteristici dei monasteri di scuola Mahayana, perché appunto nella scuola Theravada o Hinayana di dipinti se ne vedono di meno. Ci sono sempre, ma non così tanti come nei monasteri di buddismo tibetano. A questo punto, posto che ormai ci eravamo acclimatati, era giunto il momento di sperimentare sulla nostra pelle e sui nostri polmoni soprattutto il significato della parola Ladakh, ovvero la terra degli alti passi di montagna. Bene, a questo punto il viaggio passa nella sua fase hardcore perché dobbiamo raggiungere la valle di Nubra, che si trova al di là delle montagne, e per raggiungerla dobbiamo passare per il passo carrozzabile
più alto al mondo, il passo del Cardungla, ha da fare in una strada che fa appena 30-35 km, se non sbaglio, per cui ci sarà da divertirsi, sia per l'ossigeno, gli smarioni da alta quota, che perché ovviamente così in alto c'è ancora neve, c'è freddo, ci saranno 10-15 gradi sotto zero di media in questo periodo dell'anno, e soprattutto ieri ha nevicato perché pioveva, e quindi insomma vediamo cosa troviamo lassù. La strada che unisce Le alla Valle di Nubra, passando per il passo del Cardungla, non è che sale di quota, decolla veramente, brucia decine di metri di quota ogni 100 metri e non c'è alcun dubbio che sia stata una delle strade più affascinanti che io abbia percorso in tutta la mia vita. Chissà, forse per quell'insieme di panico e bellezza che è il marchio di fabbrica delle strade di montagna indiane. Abbiamo appena fatto 10 minuti di strada e Le e laggiù, un puntino lontano, siamo già a 4200 metri, quota 4K, si punta ai 5K, spinge tantissimo la strada, ma spinge tantissimo il paesaggio, ragazzi, questo è un posto meraviglioso. Quota 4500 metri, inizia a esserci la prima neve, siamo arrivati al punto in cui ieri è arrivata la neve, lassù vedete che è già tutto imbiancato, e qui c'è un punto di controllo della polizia che verifica i documenti di chi va ad imboccare il passo, e oltre a questo un punto di soccorso medico per qualunque problema dovesse insorgere lungo la strada. Abbiamo ancora 1100 metri di dislivello da fare per andare in là. Questi 1000 metri di dislivello la strada li fa in poco meno di mezz'ora, passando da asfalto a sterrato con grande disinvoltura e teletrasportandoci praticamente in un universo bianco, freddo e con poco ossigeno. Quota 5K! Inizia ad arrivare il momento di mettere il cappellino perché fa fresco! Che spettacolo di posto! Due mani! Dove comunque assistiamo a queste scene. Siamo dunque arrivati al passo del Cardungla, 5370 metri di quota, il passo carrozzabile più alto al mondo, ed è un tripudio di indiani, è una gigantesca festa di selfie stick infradito, gente che non ha mai visto la neve in vita sua e che sta felicemente esultando di vedere qualcosa di invernale. Fanno scassare. La cosa comica, tra l'altro, è che il passo in realtà non è alto 5600 metri come dicono, ma 5360, e in ogni caso nel 2021 i nostri amici della Bro hanno aperto un altro passo da record, il passo del Lumingla, nella parte sud della Dak, che con i suoi 5780 metri di quota ha scalzato il Cardungla dal Guinness dei primati delle strade più alte al mondo percorribili da un'auto. Ma di questo agli indiani sembra interessare piuttosto poco. Io ve lo giuro, raga, farsi una foto davanti a questo cartello, una foto di gruppo, è una guerra, cioè veramente devi tirar fuori il napoletano che è dentro di te e renderlo ancora più aggressivo, perché non c'è verso, cioè gli indiani sono una cosa allucinante, veramente la fanno scassare, per carità, però un po' pesantelli, a dirla tutta tutta. La discesa verso la Valle di Nubra, se possibile, è ancora più ripida che la salita, e vi sarà facile immaginare che a un certo punto, chi più chi meno, tutti noi abbiamo iniziato ad accusare la legnata di un dislivello simile, anche solo con un cerchio alla testa, perché facendo un po' di matematica, se Le sta a 3500 metri e il Cardungla a 5300 e Diskit a 3000, noi siamo di fatto saliti di 1800 metri e scesi di 2300 nel giro di poche ore. E non è che sia una passeggiata, comunque sia, al mattino dopo eravamo tutti freschi come delle rose. Vedete che alle mie spalle c'è un paesaggio pazzesco, ci sono delle dune di sabbia, le montagne innevate, posto meraviglioso, tuttavia non possiamo fare quello che avevamo pianificato all'inizio, perché la strada che va verso il confine pakistano è stata coperta da una frana nei giorni scorsi per via di piogge molto intense, per cui ripieghiamo nella altra parte della Valle di Nubra, dove ci sono una serie di monasteri interessanti. Ma la cosa più interessante è che io qui sono sul viewpoint, punto panoramico sulla Valle di Nubra, bellissimo, che ha un gigantesco mostro di cemento davanti, che non so se preferisco il mostro di cemento o i clacson dei camion indiani. Sono spettacolare. Che ansia, ogni volta mi guardano così, sei lì, mamma mia, che angoscia, che angoscia.
angoscia, sti ragazzi, che angoscia ogni volta. Pensate così, ogni video è così, non lo vedete, ma ogni video è così. Era il punto di accesso all'India ai tempi delle vie della seta per quelli che arrivavano dal Turkestan, cioè dall'Asia centrale e poi anche dalla Turchia, perché voi sapete la via della seta non era una sola, c'erano diverse vie della seta, diversi modi per arrivare in Cina o per arrivare in India. Ecco, uno di questi passava dalla Ladakh, che passava proprio dalla valle di Nubra, che prende il nome oggi dal nome del fiume, no? Il fiume Nubra che attraversa la vallata, ma un tempo era anche soprannominata la Valle della Tristezza, perché chiaramente voi immaginate quanto tempo ci andava con i caravanserragli, con le merci così e i cavalli, arrivare dall'Europa alla Cina, fare tutti questi tragitti immensi. Ecco, ovviamente uno poteva arrivare in queste zone nella stagione sbagliata, quindi magari il fiume era in piena, oppure arrivavano tempeste di neve, arrivava il freddo, si moriva lungo la strada. Ecco, per cui lungo questa strada c'erano un sacco di cadaveri e per questo motivo si chiamava la Valle della Tristezza. Oggi in realtà le strade sono migliori, no? Uno penserebbe così. E invece? E invece no, per niente. Perché se da un lato queste montagne ospitano monasteri avvolti da una pace eterna e trasmettono esclusivamente un senso di relax, sulle strade la faccenda si fa decisamente più indiana. Il Ladakh è, diciamo, quell'India che non è India, ma per una cosa è assolutamente India, ed è il modo in cui guidano, come potete giudicare dalle facce terrorizzate di Rita, che la vedete, Marco di dietro è inchiodato al sedile. È hardcore la situazione. Sorpassi in curva, sorpassi dossi. Ma tranquilli, poi la cosa però interessante è che la guida che è seduta davanti combatte cigli. Un problema nostro. È un problema nostro, siamo noi che non siamo in grado di calcolare le distanze con la precisione con cui lo fanno gli autisti indiani di ogni latitudine. Ecco, Rita in panico, Rita è veramente... Che Marco, normalmente Marco parteciperebbe, è impietrito. Ma che ragione c'è dopo tutto di avere timore con tutti quei cartelli che invitano alla prudenza stradale, no? No, semplicemente no. Perché dopo tutti questi cartelli safe drive, stay alive, drive faster can cause disaster, no? Uno interiorizza che bisogna essere prudenti sulla strada. E quindi che cosa che ti viene in mente da fare se la strada è chiusa da una frana, come potete vedere? Niente, a creare una sponda con delle rocce riportate e passare qui in mezzo. Quest'uomo è un pazzo. Mica, mi vengono in mente i tempi con Dada, i tempi gloriosi del Dagestan. E tranquilli, qua c'è un dirupo giù di 800 metri, noi ovviamente stiamo fuori dalla macchina. Ma questo è passato a cannone, senza paura. Mamma mia. Pensavo solo in Russia certe cose, sono in Russia e in India adesso. E tutto questo per raggiungere uno dei luoghi più impossibili e affascinanti di tutto il nostro viaggio. Il monastero che abbiamo raggiunto con tanta fatica si chiama Ensa Gompa, cioè il monastero di Ensa. E una delle prime cose che si chiede un misero occidentale come il sottoscritto è: ma come gli è venuto in mente, e soprattutto come hanno fatto a costruire un monastero quassù, in questo posto così arroccato su rocce impervie, nel mezzo del nulla cosmico più assoluto? Cioè siamo a chilometri e chilometri di vuoto da qualunque cosa, se non un piccolo villaggino laggiù, che comunque è venuto dopo il monastero. Il monastero è venuto molto prima, e la leggenda vuole che tutti questi luoghi nella Ladakh, dove sorgono monasteri impossibili veramente, fossero in realtà degli antichi luoghi di meditazione, dove esseri straordinariamente evoluti dal punto di vista spirituale, quindi grandi yogi, venivano a meditare servendosi della possibilità di spostarsi grazie a poteri psichici acquisiti con la meditazione, con l'evoluzione spirituale. Per cui venivano qui, meditavano per un bel po' di tempo e poi si teletrasportavano da altre parti dell'India, ok? Questo vuole la leggenda. E i monasteri vengono costruiti proprio nei luoghi che venivano scelti da questi grandi yogi, grandi meditatori, per fare la loro pratica spirituale. Il monastero di Ensa poi ha una leggenda ancora più particolare che lo riguarda, secondo la quale qui meditava in tempi antichi un monaco comune, se vogliamo, che aveva
un servitore e a cui disse: quando il tal giorno alla tarora si dovesse presentare qualcuno, tu fallo venire. Se non viene nessuno non importa, ma se viene qualcuno tu fallo entrare e fai sì che io lo possa incontrare. Nel tal giorno alla tarora si presenta un mendicante e il servitore lo respinge, dice: no, non andare a disturbare il grande monaco che sta meditando, no? Quando poi il monaco esce dalla meditazione, qualche tempo dopo, chiede al servitore: ma è venuto qualcuno a trovarmi? Fa: no, non è venuto nessuno, solamente un mendicante. Il monaco a quel punto si dispera: no, ma come hai fatto a mandarlo via? E riconosce da un'impronta che questo mendicante aveva lasciato sul suolo vicino all'ingresso del suo luogo di meditazione, niente poco di meno che Arannimagon, credo si pronunci così, vi chiedo scusa, che era un monaco straordinariamente elevato, che era famoso perché dovunque lui andasse, dovunque lui interagisse con monaci in grande avanzato stato di meditazione, sarebbero sorti dei monasteri molto prosperi che avrebbero resistito al passare del tempo e sarebbero durati nei secoli. Molti ritengono che se quel servitore non avesse allontanato Arannimagon in quel giorno lì, probabilmente il Potala Palace del Tibet, che noi conosciamo tutti come il principale monumento di Lhasa, probabilmente sarebbe stato costruito qui in Ladakh. Forse, chissà, proprio qui, nella Valle di Nubra, nella Valle della Tristezza, un luogo pericolosissimo in tempi antichi, con niente di niente per decine e decine e decine di chilometri intorno, dove qui sorge uno dei monasteri impossibili della Ladakh, uno dei tanti. Pensate che al giorno d'oggi questo monastero lo tiene vivo solamente un monaco, che viene un paio di volte a settimana da Diskit, che ha più di 2 ore di macchina da qua. Viene fin quassù solamente per fare le preghiere quassù, mantenere viva l'energia spirituale del posto, e poi torna giù al villaggio, si ferma a fare le preghiere della piccola comunità che c'è qui in fondo alla vallata, e poi torna a Diskit. E il fatto che venga profusa tutta questa energia per mantenere vivo questo luogo così sperduto, così remoto, così arroccato su una montagna, che veramente ti chiedi: ma com'è possibile che anche solo lo abbiano costruito un posto così? È una magia, veramente è una meraviglia. Questo posto è pieno di storie pazzesche. Il monastero di Ensa, la sua storia e anche l'avventura che abbiamo vissuto per arrivarci, e ovviamente per ritornare indietro perché la strada quella era, indubbiamente occuperanno sempre un posto speciale nei ricordi di questo viaggio, ma la Valle di Nubra è principalmente famosa per un'altra cosa, che è una sua unicità dal punto di vista del paesaggio. Non c'è naturalmente alcun dubbio che l'attrazione principale della Valle di Nubra siano le sue dune di sabbia, che formano un paesaggio veramente alieno, dove hai le dune di sabbia accanto a un fiume azzurro e poi le montagne rocciose e i prati verdi e i cammelli battriani che ci camminano alle mie spalle, quei cammelli che si trovano solo in Mongolia, eccetera. E non potete capire la frustrazione, ragazzi, non potete capire il dolore di non poter far volare il drone e regalarvi un paesaggio immenso, incredibile, con questa luce splendida che ci regala questo fine giornata. Perché? Perché qui a fianco c'è l'ennesima base militare, siamo proprio a pochi chilometri dal confine col Pakistan. Qui è realmente un rischio, qua se fai volare un drone la passi brutta. Se devo dirvi la verità, l'altra frustrazione è stata vedere una mandria di turisti torturare quei poveri cammelli, la cui bellezza è rimasta sfortunatamente rovinata dall'enorme circo che li hanno costruito intorno. E così, per risollevare le sorti della nostra esperienza, ritorna il grande classico di ogni mio viaggio, la mia spada di Obi-Wan Kenobi contro il male dell'universo, cioè la levataccia, che ancora una volta ci ha regalato un impagabile momento di pace e meraviglia, vissuto con i miei ragazzi tra queste dune di sabbia circondate di vette aguzze imbiancate dalla neve al sorgere del sole. Tornando però ai monasteri, la Valle di Nubra è dominata dal bellissimo monastero di Diskit. Questo monastero è in realtà una branca, una succursale, se vogliamo, del più grande monastero di Tiksi, che si trova vicino a Leh e dove andremo domani, ma fino ad adesso è il monastero più bello che abbiamo visto. È veramente uno spettacolo, soprattutto siamo stati particolarmente fortunati perché siamo arrivati mentre i monaci erano impegnati nella preghiera quotidiana, no? E quindi abbiamo avuto la fortuna di assistere. Ovviamente non si possono fare video, non si possono fare fotografie, quindi tutta l'atmosfera con la stanza decorata, con le divinità, con il suono dei mantra, purtroppo non ve la posso far vedere nella sua completezza. Allora,
Però la cosa veramente bella di questo monastero è come si sviluppa lungo tutta la verticalità della montagna. Cioè bisogna fare un sacco di scalini per arrivare su in cima. Molto bello è che da qua invece si vede una bellissima statua di Buddha che domina tutta la valle di Nubra, che è indubbiamente il simbolo religioso, spirituale di questa parte della Ladakh. La valle di Nubra è connessa con Leh attraverso tre passi di montagna, che sono il Kardung La, dove siamo passati l'altro giorno, il Wari La e il Chan La. Ora, il problema è che di questi tre solamente uno, cioè il Kardung La, è regolarmente pulito, perché è una strada gestita dall'esercito. Le altre due strade sono abbandonate a loro stesse, per cui non si può neanche sapere in che condizioni sono. Ora, nei giorni scorsi ha nevicato moltissimo e noi non sapevamo stamattina se potevamo tornare, come dal nostro programma, attraverso la strada che passava per il passo del Wari La, per cui non c'era neanche modo di saperlo. L'unico modo che abbiamo avuto è fermarci in fondo alla strada che scendeva dal passo e aspettare a vedere se scendevano delle macchine. Abbiamo aspettato 20 minuti, non scendevano macchine, per cui questo ci ha fatto capire che su in quota c'è troppa neve e non si può passare per quel passo. Diversamente saresti dovuto andare su, vedere con i tuoi occhi che se potevi passare o meno, con tutti i rischi del caso che potete immaginare. E niente, quindi sostanzialmente adesso stiamo tornando per il Kardung La, perché è l'unica strada aperta e generalmente mantenuta aperta durante il corso dell'anno. Questo per farvi un po' capire come funziona la viabilità qui in Ladakh, e considerate che questa cosa vale anche nei mesi invernali. Ora, noi qui siamo a giugno, sta facendo insolitamente freddo, c'è più neve di quello che c'è di solito, fa più freddo di quello che capita normalmente in questo periodo dell'anno, e quindi così, ma immaginatevi a gennaio, febbraio, marzo, cioè, posto incredibile. Naturalmente questo significa nuovamente risalire di quota di 2300 metri in nemmeno 2 ore, ritornare in mezzo alla neve e fare tutta la trafila, però questa volta lungo il percorso troviamo una sgradita sorpresa. Ora mi chiede: ma qual è l'ultimo posto al mondo dove vorresti trovarti imbottigliato nel traffico? Sì, la risposta è proprio il passo del Kardung La, a 100 metri dall'arrivo del passo, quindi nel punto più alto, 5300 metri. Perché questo? Perché qualcuno lassù non ha le catene o sono inchiodati su un pezzo scivoloso, c'è un convoglio di camion e siamo qua fermi da un quarto d'ora, e non è così proprio una passeggiata di salute, Marco, no, stare... per niente. E comunque, insomma, senti, cioè... qua senti, lo senti. Ma io sono a posto, mi sono acclimatato l'altro giorno, però, insomma, se riuscissimo a velocizzare... La scena che ci troviamo a vivere ha un che di allucinante, un ingorgo di camion giganteschi gestito nella maniera più pazza, caotica e scriteriata che vi possa venire in mente. Ed è tutto ingolfato perché ci sono le strettoie e i camion devono mettere le catene e non sono capaci di andare su. In gran parte tutto questo casino è dovuto proprio a un'incapacità di guidare su una strada che non è in brutte condizioni, non è ghiacciata, non è che si scivola. È proprio perché sono loro che sono dei casinisti incredibili. Guardate là, guarda che bordello, questi camion lì. E questo è il problema, che c'è questa strettoia e loro non la lasciano libera per quelli che salgono. Alla fine di tutto abbiamo poi scoperto che un deficiente della polizia locale aveva deciso di far passare per un sacco di tempo macchine solamente in una direzione, impedendo il deflusso dal nostro lato e complicando quindi ulteriormente la situazione. Morale della favola, siamo rimasti 3 ore a 5300 metri inchiodati su una delle strade più alte del mondo, e per fortuna che questa cosa è successa al ritorno, quando eravamo già acclimatati, perché fosse successo all'andata, forse qualche problemino in più ce l'avremmo avuto. Fatto sta che rientriamo a Leh per un ultimo crescendo di monasteri, uno più bello dell'altro, ma per prima cosa ci rechiamo in uno dei luoghi simbolici di questa città, che è la Shanti Stupa o Stupa della Pace, che però... in realtà non ha nulla a che vedere con la storia di questo posto, perché è stata donata dal Giappone negli anni 80 nell'ambito di un progetto di donazione di diverse stupa, sempre Shanti Stupa, Stupa della Pace, in diversi paesi buddisti per simboleggiare il sostegno alla pace nel mondo. È interessante che anche la forma di questa stupa non ha nulla a che vedere con la forma tipica della stupa tibetana, che è uno dei segni caratteristici dei monasteri del buddismo che si pratica in questa parte di mondo, poi anche in Nepal e in Bhutan.
Originariamente, una stupa era concepita come un piccolo santuario dove deporre le reliquie dei monaci principali e, secondo la tradizione tibetana, la sua forma prevede un piedistallo con 4 gradini, ovvero le 4 nobili verità del buddismo, una parte centrale con 8 gradini, simboleggianti l'ottuplice nobile sentiero, e quanto alla punta? La punta è composta da 13 cerchi, uno sopra l'altro, che rappresentano i 13 diversi stadi dell'illuminazione, a partire dal Bodhisattva fino all'ultimo che è Tathagata, ovvero lo stadio dell'illuminazione suprema dove si è pura luce e nient'altro, che è quello che ha raggiunto il Buddha al termine del suo processo. Dalla Shanti Stupa si gode di un panorama letteralmente da brividi sulle montagne circostanti, imbiancate di neve e dalle forme a dir poco commoventi, ma il grande apice di bellezza di questo viaggio lo raggiungiamo all'alba del mattino successivo, quando davanti ai nostri occhi comparve questa meraviglia senza tempo, il monastero di Tiksei. Uno sguardo superficiale, il monastero di Tiksei ricorda moltissimo il Potala Palace di Lhasa, simbolo del Tibet, e ormai dovreste aver capito il perché di tutte queste somiglianze con il Ladakh. Anche nel monastero di Tiksei vivono monaci della scuola Gelugpa, ma per la prima volta dall'inizio del viaggio, a vostro beneficio ci viene consentito di filmare durante lo svolgimento delle preghiere. Vi sarete accorti che durante la preghiera c'erano diversi monaci molto giovani, probabilmente intorno ai 7-8 anni, e ho chiesto com'è che si finisce a entrare in un monastero così giovani. E funziona così, praticamente è un misto di valutazione dell'oroscopo del bambino quando viene nato e delle sue tendenze dimostrate in tenera età. Cioè, se un bambino nasce in un giorno, in una data precisa, che dimostrano particolare propensione e buon karma per la vita monastica, allora il grande lama dice ai genitori di stare attenti a come si comporta il bambino, perché potrebbe essere portato verso la vita monastica. Se il bambino a questo punto da giovane mostra interesse, divertimento, attrazione verso tutti gli oggetti delle pratiche religiose come il gong o gli oggetti per la preghiera, allora i genitori decidono di portarlo al monastero e lo lasciano lì, lo lasciano crescere e studiare fino a quando non diventa adulto. Quando arriva ai 18 anni, a quel punto lui deve scegliere se prendere o meno i voti definitivi, e il monastero fino a quel momento svolge per lui la funzione della scuola, cioè gli insegnano sia le cose della vita religiosa, quindi le scritture, i rituali, le preghiere, eccetera, ma anche la matematica, insomma le materie da scuola normali. In questa maniera, se poi in vita adulta il bambino non dovesse rimanere nel monastero, non è poi tagliato fuori dalla società, può comunque avere accesso a lavori dove magari è richiesto un diploma o cose di questo tipo. In tutto questo, la vita per il bambino nel monastero non è che sia così semplice, poiché comunque deve seguire le regole della vita monastica, per cui rinunciare ad ogni attaccamento e a tutte le cose che insomma fanno parte della cultura buddista, incluso anche l'attaccamento ai genitori, cioè i genitori possono venirla a trovare solamente una volta all'anno. A questo punto il nostro viaggio avrebbe dovuto finire in bellezza, perché c'è un motivo preciso per cui io ho organizzato il viaggio in queste date, e cioè che in corrispondenza del nostro viaggio ci sarebbe stato uno dei meravigliosi festival religiosi che vanno in scena ogni anno nei monasteri del Ladakh e che sono uno dei motivi principali per cui quelle poche persone che conoscono il Ladakh sostanzialmente lo conoscono. E se ve lo sto specificando è perché ovviamente c'è un però. E noi oggi, in teoria, qui in questo bellissimo monastero avremmo dovuto assistere al festival Sakadawa, che è uno dei festival principali dell'estate del calendario buddista, e che si sarebbe celebrato qui al monastero di Hemis, uno dei monasteri più antichi di tutto il Ladakh, tra l'altro che ha la particolarità di essere della scuola del dragone, cioè quella che in Ladakh non si è tanto sviluppata, ma si è sviluppata principalmente in Bhutan. Quindi la particolarità nella particolarità. Eppure, come vedete, il cortile di questo meraviglioso edificio è deserto al nostro arrivo. Perché questo? Perché,
mortacci loro, perché queste cose veramente solo in India. Comunque è successo che 2 mesi fa, quando il nostro viaggio era già stato organizzato, prenotato eccetera, il presidente dell'India, non Modi, a quanto pare il presidente proprio, non il primo ministro, è venuto in visita in Ladakh e hanno deciso che in suo onore avrebbero anticipato il Sakadawa, cioè hanno spostato una festa religiosa per un politico in visita quassù. È come dire, che ne so, viene Mattarella a Torino a febbraio e allora noi anziché fare San Giovanni il 24 giugno lo facciamo a febbraio e poi a giugno non facciamo più niente. Ma è una roba assurda! Eppure la bellezza del monastero di Hemis e in generale tutta la bellezza di questo viaggio in Ladakh era tale da rendere qualunque sensazione negativa totalmente estranea al campo visivo delle nostre emozioni. Quanto ai festival, beh, magari la prossima volta. Per il resto vi toccherà venire con me in Ladakh, perché vi assicuro che non sarà l'ultima volta che ci torni, un posto troppo bello. Eravamo ormai in una dimensione talmente diversa da esserci persino scordati di essere in India, ma ci ha pensato un lungo scalo a Delhi, in attesa del volo di ritorno verso l'Italia, a farci risvegliare, con il caos, lo smog e il caldo torrido che avvolgono questa metropoli a inizio giugno. Ridatemi la pace delle montagne! Ridatemi i monaci! Ridatemi il freddo! Donna, che cazzo! Molti di voi forse non conoscevano il Ladakh, ma era da molto tempo che personalmente sognavo di vederlo con i miei occhi. Sarei dovuto venire qui già nel luglio del 2020, ma poi il Covid ha fatto sì che accadesse solamente oggi. E forse in qualche modo era giusto così, perché gli incastri del tempo hanno fatto sì che viaggiassi con un gruppo di ragazzi con cui ci siamo sempre sentiti come se fossimo in famiglia. Ed è soprattutto a loro che voglio dedicare questo video e i ricordi di queste immagini. È un viaggio questo da cui sono tornato straordinariamente ricco di bellezza negli occhi e stimoli nella mente, poiché è stata la mia migliore occasione per scavare in profondità nella cultura buddista tibetana, che spesso è piuttosto difficile da comprendere. Dopotutto, come sapete, lo studio delle religioni è sempre stato per me un grande stimolo nel corso dei miei viaggi. E così, se prima non sapevate nemmeno che al mondo c'era un posto di nome Ladakh, forse adesso, dopo queste immagini, chissà, vi sarà venuta voglia di andarci e di sperimentare sulla vostra pelle quella sensazione di pace che da queste montagne si espande lungo tutte queste valli vertiginose e che attraverso i suoi alti passi trova espressione nelle mura verticali di monasteri costruiti sfidando le leggi della fisica e sfidando anche la mente degli uomini che li hanno abitati e che da diversi secoli esplorano la via indicata da Buddha per raggiungere l'illuminazione. Ed è proprio a queste montagne che voglio dedicare il mio ultimo pensiero. Ho sempre notato nei miei viaggi che ogni catena montuosa è come se avesse una sua personalità, come se avesse un suo carattere. Intendo dire che è molto diversa l'aria che si respira sulle Ande, sulle Alpi, sul Caucaso o sui Monti Altai. Ebbene, qui, alle porte dell'Himalaya, è impossibile non accorgersi che la personalità di queste montagne è come quella di un vecchio saggio che osserva il mondo in silenzio, che non proferisce parola, che non esprime giudizi e che medita attentamente ogni respiro, ogni suono, ogni gesto. Non so se siano state intere generazioni di uomini in meditazione a dargli questa atmosfera o se piuttosto siano state le montagne a favorire quello stato mentale, ma quello che resta è che da questo viaggio mi porto a casa un esempio di calma che sarei felice di poter replicare nella mia vita, idealmente con la prospettiva, un giorno magari non troppo lontano, di poter respirare anche nel mezzo di una metropoli affollata o circondato da una società impazzita, quella stessa aria sottile che profuma di una pace che non conosce confini. La stessa aria che ispira così spontaneamente uno stato di meditazione. La stessa aria che si respira sugli alti passi delle montagne del Ladakh.